oggi è una delle giornate più importanti per la storia del nostro paese, perché giusto 74 anni fa, nel 1946, i nostri nonni venivano chiamati a scegliere tra la forma di governo, tra la monarchia e la repubblica, e i nostri nonni votarono per la repubblica. Anche a Frigento i cittadini frigentini si espressero con un voto superiore al 73% a vantaggio della Repubblica contro la monarchia. Noi siamo molto orgogliosi di questa scelta e ricordiamo con grande piacere quella giornata, anche perché quella giornata rappresenta anche l'apertura del voto alle donne. Per la prima volta 74 anni fa le donne furono chiamate al voto. Prima questo non era loro consentito. Quest'anno l'omaggio alla festa della Repubblica è ancora più sentito, perché ricade in questo periodo di pandemia, che è un periodo surreale. Veramente veniamo da un lockdown che abbiamo accettato, in verità abbiamo condiviso, non ci è stato imposto, abbiamo ritenuto che fosse necessario, e durante quelle giornate abbiamo anche riflettuto sulla nostra sulla cronologia delle nostre giornate, sulla nostra vita, e queste riflessioni sicuramente ci aiuteranno quando torneremo a vivere la normalità. Sinceramente è un giorno emozionante e commovente di una serie di motivi. Ho voluto che ci incontrassimo qui, dove c'è il monumento ai caduti, per ricordare il 74esimo e celebrare il 74esimo anniversario della Repubblica Italiana. Sono contento, ma vi dico intanto, non ho fatto inviti pubblici, ho invitato le autorità religiose, Don Pietro, che ringrazio per la presenza, le autorità militari, il maresciallo, il carabiniere, e ho invitato naturalmente gli amministratori, il comandante dei vigili del comune, ho invitato con veramente di cuore i rappresentanti della pubblica assistenza. Quindi il mio ringraziamento va a loro per la presenza, va a tutti voi, perché siamo qui per condividere dei valori fondamentali della nostra società e della Repubblica. I valori che sono stati scritti con la pietra nella nostra Costituzione, che sono quelli del lavoro, della pace, della libertà, dell'uguaglianza e della democrazia. Valori per i quali i nostri nonni, le nostre nonne hanno lottato, valori per i quali giusto 74 anni fa, il 2 giugno del 1946, andarono al voto, per la prima volta voto a suffragio universale, per la prima volta votarono anche le donne, circa 13 milioni di elettrici in tutta Italia. Dovevano scegliere tra la monarchia e la repubblica, la monarchia che resisteva da 85 anni, dal 1861, e i nostri nonni scelsero la repubblica. Fu una scelta anche diversa dal punto di vista geografico, perché nel sud Italia la maggior parte degli elettori votarono per la monarchia, però Frigento si distinse, questo ce lo dirà meglio Giovanni se ha il piacere di farci un saluto. Frigento si distinse perché è stato uno dei 15 comuni sui 111 della provincia di Avellino che ha votato pienamente per la Repubblica. Circa il 70% dei frigentini votarono per la Repubblica. E questo è un grande, 13 comuni. E questo è un grande, orgoglio per la nostra comunità. È un giorno anche particolare, perché cade in un momento particolare, in un momento difficile. I nostri nonni hanno ricostruito l'Italia dopo la Seconda Guerra Mondiale, dopo 20 anni di fascismo, e noi ci troviamo in un momento di crisi, diversa, ma altrettanto forte, una crisi sanitaria, una crisi sociale, una crisi economica, dalla quale dobbiamo uscire con la stessa forza, la stessa compattezza che hanno avuto i rappresentanti della Costituente, i 75 rappresentanti che 46 anni fa furono eletti anche in occasione del referendum e scrissero la Costituzione.
la scrissero partendo dalle divergenze iniziali, dalle divisioni che c'erano. Non ne fu semplice, però alla fine ne uscì un gruppo compatto che scrisse una Costituzione che diciamo ancora oggi che è la più bella che c'è al mondo. E noi stiamo vivendo un momento difficile, abbiamo attraversato alcuni mesi veramente difficili di chiusura, di lockdown, di sospensione delle nostre vite, delle nostre attività, però vi dico sinceramente lo abbiamo fatto senza imposizione, lo abbiamo fatto condividendo quello che ci veniva detto di fare, perché ci siamo resi conto tutti che era necessario sospendere le nostre attività, però abbiamo anche, come dire, non è stata una sospensione vuota, inutile, è stata una sospensione che ci ha consentito pure di riflettere sulle nostre giornate, sulla nostra vita, sulla cronologia del tempo. E come ho letto in un'intervista di Henry De Luca, lui diceva che questa sospensione, queste riflessioni che sono state fatte, questo tempo che è pieno, non è vuoto, ci aiuterà quando riprenderemo la nostra vita frenetica, ci aiuterà a riflettere su quello che è il futuro. E io devo ringraziare tutti i frigentini, perché veramente in questo periodo si sono comportati in modo esemplare. E Frigento era potenzialmente uno dei paesi più a rischio, perché noi confiniamo con Ariano, perché i collegamenti col comune di Ariano, che è stato quello aggredito maggiormente da questo virus, e Frigento e Ariano hanno contatti strettissimi per motivi di lavoro, di ufficio, per gli ospedali. Vi dico che la nostra area industriale, che è composta da circa una ventina di aziende, forse il 70% degli operatori industriali e lavoratori sono di Ariano. Però grazie alle nostre capacità di distanziarci, di rispettare le regole, siamo riusciti a salvaguardare il nostro territorio. Il mio pensiero in questo momento anche all'unico cittadino che è stato colpito da questo virus, anche per un contatto con Ariano, perché era stata ricoverata presso l'ospedale di Ariano. Però vi dico che il 7, quasi intorno alla mezzanotte, ho ricevuto una telefonata dal centro di zooprofilassi di Portici che mi ha avvisato di questo caso. Dopo poco sono stato anche contattato dalla direttrice sanitaria e onestamente non ho chiuso occhio tutta la notte. Però il giorno 9 maggio, quindi due giorni dopo, mentre ero al Buon Consiglio, davanti al convento del Buon Consiglio, sono arrivati i sanitari dell'ASL per sottoporre il nostro paziente, il nostro concittadino, al secondo tampone. E quel tampone è risultato subito negativo, e così anche il terzo, fatto il 13 maggio, e così anche il quarto, il 21 maggio. Quindi una negatività che è arrivata immediatamente. Siamo contenti per il nostro concittadino, siamo contenti per tutti noi. Solo un ultimo messaggio per non farla lunga. Dobbiamo continuare a rispettare le regole, dobbiamo continuare a mantenere il distanziamento sociale. Siamo stati bravi a non far diffondere il virus, ma dobbiamo continuare a essere così, continuare a stare attenti, a rispettare quelle che sono le regole minime: distanziamento, mascherina, lavarsi le mani, quello che ci dicono, che poi sono cose semplicissime da fare. Questo ci aiuteranno ad, diciamo, vedere con maggiore positività l'estate che sta arrivando e ritornare ad uno stile di vita quasi normale. Io volevo soltanto, per chiudere relativamente all'occasione di oggi, che è quella dell'anniversario, 74esimo anniversario della Costituzione, volevo leggervi soltanto poche righe sulla Repubblica. Chiedo scusa, 74esimo anniversario della Repubblica. No, tanto solo un secondo. Allora, una brevissima frase di Alexis de Tocqueville, che è un filosofo francese, anche un politico e anche un giurista francese dell'Ottocento, che diceva questo:
praticamente diceva questo della Repubblica, descrive la Repubblica come un corpo sociale, insonne, in fermento, tanto nella vita politica come nella società civile, impegnato in un movimento continuo in cui tutti gli uomini marciano insieme verso un unico scopo, ma non tutti sono tenuti a marciare sulla stessa via. Grazie. Allora, passo la parola al presidente dell'Associazione Nazionale Partigiani, al presidente della sezione provinciale di Avellino dell'Associazione Nazionale Partigiani Italiani, il professore Giovanni Capobianco. E dopo l'intervento del professore Capobianco chiederò la parola anche al nostro parroco per un breve saluto e poi abbiamo realizzato questi pennoni. Ringrazio chi materialmente ha lavorato alla loro realizzazione, gli operatori comunali Michele e Settilio, ringrazio Nunzio che ha seguito l'installazione dei pennoni, l'ufficio tecnico che ne ha consentito la realizzazione. Passo la parola a Giovanni. Grazie Carmine. Allora cari amici, io ieri pomeriggio e ieri sera ho ascoltato con molta attenzione le parole del Presidente della Repubblica. Il Presidente ieri ci ha invitato ad essere uniti se vogliamo superare questa fase diciamo così sanitaria. Dopo ci sarà la fase economica che è già cominciata. Una fase economica negativa ovviamente. Dobbiamo essere uniti. È deplorevole che oggi alcune forze politiche facciano le loro manifestazioni singole per festeggiare questo anniversario, il 74esimo della Repubblica. Oggi è la festa di tutti, non soltanto di una parte. È la festa di tutti gli italiani che il 2 giugno 1946 votarono per la Repubblica. Se non fosse andata così oggi avremmo come re Emanuele Filiberto di Savoia, quel ragazzotto che qualche anno fa appariva in televisione a dire sciocchezze. Ma torniamo a quello che ha detto il Presidente della Repubblica ieri. Dobbiamo essere uniti tutti insieme per cercare di superare questo momento difficile, e a questo momento difficile altri ne seguiranno. L'autunno si prevede terribile dal punto di vista economico, dobbiamo stare uniti, ognuno deve pensare non solo a se stesso, deve pensare anche agli altri e potremo farcela. Il discorso del Presidente ha un precedente nella storia di questo Paese. Ve lo racconto, forse non tutti lo conoscono. Quando Di Vittorio, Giuseppe Di Vittorio, il capo di tutto il sindacato italiano di allora, perché non c'era la CGIL, la CISL, la CISL, c'era un solo sindacato, dopo si divise. Si divisero quando morì Grandi, un grande cattolico che, come dire, aveva costruito insieme a Di Vittorio il sindacato unitario. Quando Di Vittorio fu scarcerato nel 1943, stava a Ventotene, con la nave fu trasportato a Civitavecchia. I suoi compagni e amici della CGE, del sindacato unitario allora, lo aspettavano con le bandiere rosse. Di Vittorio scese dalla nave con la bandiera tricolore e quando i suoi amici e compagni gli chiesero, dice, ma come mai non porti la bandiera rossa? Di Vittorio rispose, in questo momento è necessaria l'unità del Paese e l'unità del Paese può essere garantita dalla bandiera tricolore. Voglio solo affrontare un altro argomento e poi termino.
in questa fase è stato, come dire, messo un po' da parte il cosiddetto regionalismo differenziato. Se passa quella porcata, il Mezzogiorno ne uscirà distrutto, scivolerà più velocemente verso l'Africa. Non deve passare quella cosa. Il Mezzogiorno vedrà una sottrazione di fondi enorme. Saremo più poveri qui nel Mezzogiorno. Si accentuerà quella sottrazione di fondi che adesso viene operata e compiuta dal cosiddetto, dalla cosiddetta spesa storica. Il criterio della spesa storica. Vengono attribuiti i fondi e i soldi a chi ha già qualcosa. Chi non ce l'ha non ha niente. Tipo per esempio gli asili nido, tanto per farvi un esempio. Se uno ha l'asilo nido continua ad avere i finanziamenti, se non ce l'ha non riceve nulla. Questo è da abbattere, questo meccanismo infernale che al Mezzogiorno costa 61 miliardi all'anno, che vengono sottratti da questa parte del paese per riversarli verso la parte più ricca, che è quella del nord. Quindi stiamoci attenti, stiamo uniti, cerchiamo di lavorare tutti insieme, perché il momento è difficile e sarà ancora più difficile nell'autunno. Non avrei null'altro da aggiungere, soltanto questa cosa della spesa storica. Invito i dirigenti politici del Mezzogiorno a stare attenti su questa grande questione, che è una boccata vera e propria. Quindi il mio appello non solo agli amministratori del Mezzogiorno, anche ai parlamentari del Mezzogiorno, che su questa questione sono distratti, non tanto ci pensano, fanno i mangia e dormi praticamente i parlamentari del Mezzogiorno. Questi parlamentari del Mezzogiorno hanno una grande responsabilità. O si impegnano per salvare la parte del paese che rappresentano, oppure questa parte del paese sarà ancora più impoverita e depressa. Avrei molto da dire e da continuare. I paesi che votarono il 2 giugno 1946 per la Repubblica in tutta la provincia erano 13. Mi scuso se correggo il sindaco, erano 13, fra cui Frigento. Il primo paese che votò a stragrande maggioranza per la Repubblica fu Morra de Santis, con l'80% per la Repubblica e il 20% per la monarchia. Il secondo paese fu Frigento, che votò per la Repubblica. E poi ci furono Torella, San Martino Valle Caudina, Bisaccia, Lacedonia, un paese di... Mi sembra Iello del Sabato. Non mi ricordo Iello del Sabato. Monte Calvo. Lauro. No, Lauro no. Sant'Angelo del Mar. No, non esiste. Era tutta l'Artirpinia e l'unico paese della cosiddetta Bassa Irpinia fu San Martino Valle Caudina. Vi ringrazio per l'attenzione e in un'altra prossima possibile occasione potremo fare una discussione storica sugli eventi del 1946 e anche di quelli di prima, sulla resistenza, che io ho fatto molto spesso e tante volte nelle scuole di questa provincia, e spero di continuare a farle e di farle anche insieme a voi. Grazie per l'attenzione. Alla fine così facciamo la preghiera finale. Dico, fai parlare a... Sì, e poi io chiudo. Vi ringrazio per l'invito, insomma, alla giornata della festa della Repubblica. Logicamente come Carabinieri noi partecipiamo come sempre volentieri e ci accodiamo, insomma, ai saluti già fatti. Grazie, viva la Repubblica. Soltanto un ringraziamento particolarmente sentito
veramente lo devo fare, alle forze dell'ordine, ai carabinieri che in questo periodo sono stati impeccabili, e ancora di più lo devo fare alla pubblica assistenza, che veramente non si è risparmiata, gratuitamente ha lavorato sul territorio con grande impegno, è stato di grande sostegno per l'amministrazione comunale. Insieme probabilmente siamo stati uno dei primissimi comuni della provincia di Avellino a costituire il COC, già il giorno 9 marzo, giorno 8 ci siamo visti in comune di domenica perché c'era qualche problema, giorno 9 abbiamo costituito il COC e da quel momento loro non si sono fermati più. Talvolta ho dovuto anche contattarli per dire calmiamoci un poco, perché lavoravano a 360 gradi sul territorio, anche collaborando con i paesi vicini che stavano più in difficoltà. La cosa mi spaventava molto, e certamente capivo lo spirito che animava i volontari e che anima i volontari, però c'era anche la preoccupazione per salvaguardare il territorio. È andato tutto bene, siamo tutti quanti felici di questo, e veramente vi sono grato per tutto quello che è stato fatto dai carabinieri e dalla pubblica assistenza in questo periodo. E Don Pietro per la benedizione. Grazie. Prima di fare una preghiera non laica, come ultimamente è stato detto anche nei tanti interventi di qualche politico, non si fanno preghiere laiche, si fa la preghiera pure e basta, volevo solo fare una piccola considerazione. Mi veniva in mente, ricordando questo momento della festa della Repubblica, un'espressione, credo che sia di un poeta brasiliano, di cui non ricordo bene il nome, per sintetizzare un po' questo momento così significativo per la nostra identità italiana. Questa frase dice così: incidi sulla pietra ciò che dicevi e scrivi sulla sabbia ciò che dai. Noi oggi festeggiamo qualcosa che ci è stato consegnato, perché 74 anni fa non c'era nessuno, penso di no, tu sei più vecchio, no, più giovane. Non c'era. Allora noi oggi festeggiamo qualcosa, cioè ricordiamo qualcosa che abbiamo ricevuto. E allora, siccome le parole possono essere molte, possono essere a volte superflue e insignificanti, dobbiamo pensare di incidere sulla pietra della nostra esperienza umana quello che oggi ci è stato consegnato. E sono quei nomi che sono scritti in quelle pietre là, che non sono tanto per abbellire un monumento. C'è il valore di persone che hanno creduto nei valori della patria, della Repubblica. Ecco perché il loro nome è inciso sulla pietra, perché hanno ricevuto qualcosa dall'Italia e l'hanno data, hanno dato la loro vita perché questa identità che oggi noi festeggiamo sia ricordata nel tempo. L'altra cosa che non dobbiamo mai dimenticare, e che spesso magari dovremmo andare a rileggere, perché siamo tutti bravi anche qui a citare la Costituzione italiana, i nostri politici lo fanno spesso. La Costituzione italiana ci dice questo: non è un modo per sbandierare, un modo per nascondersi. Impariamo a capire che quelle parole scritte nella Costituzione italiana sono il Vangelo della nostra identità cristiana e anche civile e nazionale, perché sono state parole scritte da persone che credevano nei valori di un'identità umana, civile e anche cristiana. Ecco perché a volte ci perdiamo in chiacchiere. Questo periodo della pandemia ci ha fatto diventare più individualisti. Dobbiamo pensare adesso nella ripresa, non solo quella economica che purtroppo preme nella nostra identità, nella nostra realtà, dobbiamo imparare ad essere più comunità, perché l'individualismo non porta alla comunità. L'individualismo ci farà chiudere ancora di più. E quindi anche quello slogan "allunghiamo la mano per stare più vicino" deve diventare concreto. Perché quell'allungare la mano significa anche toccare l'altro, cioè entrare nella storia e nella vita della persona, fare identità come comunità, non come individualismo. Questo allora è il significato di questa festa che oggi, in questo contesto particolare, così come ci ricordava il sindaco, assume un valore e un significato diverso, perché dobbiamo imparare veramente a tenere il tesoro di quello che abbiamo ricevuto, perché è stato inciso nella pietra della nostra identità, e dobbiamo imparare a scrivere sulla sabbia ciò che diamo, non parole,
ma dobbiamo dare testimonianza, dobbiamo dare fatti concreti che devono veramente segnare l'inizio, io dico sempre, l'inizio di un nuovo inizio, perché non è una ripresa. Siamo stati fermi, abbiamo fatto una sosta, adesso dobbiamo riprendere un cammino perché deve essere l'inizio di un nuovo inizio. Quindi nel senso della comunità e di una preghiera che ci fa tutti i fratelli, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Un saluto. No. Che